E sarà ancora una volta Champions League per l'Atalanta di Giampiero Gasperini, le parole del tecnico in conferenza stampa. La partita per noi è un dentro fuori, questo non c'è dubbio. Noi abbiamo un solo risultato per continuare a star dentro. Ma la squadra ha sbagliato la partita la prima, perché con lo Shakhtar non mi sento di dire che non ha fatto una buona partita, ha fatto un'ottima gara e purtroppo quel risultato in questo momento è quello che pesa di più. Però poi Shakhtar e City, sopra, qui in casa, chiaramente là abbiamo fatto bene un tempo, ma è chiaro che non è una squadra migliore rispetto all'esordio in Coppa, ma quella credo sia stata la partita peggiore fatta in questi anni. Se la dovrà vedere con l'Atalanta in Champions, la Dinamo Zagabria, ascoltiamo le parole dell'attaccante Petkovic. Soprattutto mi sentivo sempre un giocatore particolare, non dico nel senso che forse nel pensiero, sempre pensavo in un altro modo, sempre pensavo nel modo mio. E calcio italiano è un po' più disegnato in un modo che ci sono tanti schemi, tantissima tattica e non ci sono tanti spazi per creatività. L'Atletico Madrid del Cholo Simeone ritrova la Juventus in campo europeo. Ascoltiamo le parole del tecnico dei Colchoneros. La ultima parte non l'ho capito. Più forte e se la trova più forte, se è per merito anche di Io Sarri. parlare nel mese di novembre, dicembre, penso che non è giusto. Perché? Perché è presto. È importante parlare in aprile, in maggio, dove lì si vede veramente lo che è successo durante tutta la stagione. Adesso, dopo 3 mesi, credo che è presto, ancora presto. Il tecnico del Lecce in conferenza stampa al termine della gara contro il Cagliari. Credo che sarebbe stato veramente ingiusto per quello che abbiamo visto sul campo i 90 minuti. Io poi mi piace analizzare a fine partita quello che è il verdetto del campo attraverso quello che abbiamo visto. Obiettivamente nessuno può contraddire che perdere una partita oggi sarebbe stato ingiusto per quello che ha creato, per come ha giocato e per come ha reagito a degli episodi che potrebbero buttare giù qualsiasi squadra. Cioè, in ogni momento migliore abbiamo preso rigore e abbiamo preso il 2-0.